Mi presento, sono Gabriele Mura, il leader del progetto G-Soft Coaching, un progetto che si occupa di testare l'efficacia del software G-Soft MetaShape Pro nella ricostruzione fotogrammetrica. Nell'utilizzo di questi tre diversi droni abbiamo eseguito, diciamo, lo stesso percorso, però avendo diversi apparecchi fotografici, diverse dimensioni del sensore, è stato necessario scattare un numero diverso di fotografie. Per quanto il percorso fosse identico, la grandezza del fotogramma modifica comunque sia l'overlap, quindi il numero di fotografie totali. La cosa fondamentale in questo processo di comparazione è il raffronto tra questi tre droni della casa DJI, partendo dal più economico, sono il DJI Mini 2, il DJI Air 2S e il DJI Mavic 3. Quindi in qualche modo farò una sorta di fact checking dove andrò a verificare se effettivamente il costo corrisponde alle prestazioni anche dal punto di vista fotogrammetrico. In questa prima parte vi parlerò dei tre droni mettendoli uno dopo l'altro, quindi analizzando le parti in blu di maggiore affidabilità, mentre ad esempio una media affidabilità espressa dal colore verde, oceano, e una bassa affidabilità espressa dal colore arancione rosso. In questa ulteriore parte possiamo notare la ricostruzione delle geometrie. Inizialmente vedremo la ricostruzione con le mappe di occlusione ambientale, quindi solamente un calco bianco, sul quale verranno, diciamo, impressi i colori corrispondenti ai vertici. Questa è una fase precedente a quella che sarà quella di texturing, che in qualche modo indicherà al software dove far corrispondere effettivamente i colori RGB venuti dalle fotografie. Arrivati a questo punto possiamo visualizzare le mappe fotorealistiche, sempre del DJI Mini 2, e dunque possiamo ottenere un confronto tra i vari droni che ho eseguito con la stessa procedura che ho utilizzato per il DJI Mini 2. A questo punto vediamo un po' una sorta di podio per quanto riguarda la differenza tra le varie confidenze delle tre nuvole di punti. Quindi in testa, come vi dicevo, vediamo il Mini 2, però è un risultato in qualche modo falsato dal numero ristretto di punti che siamo riusciti ad ottenere rispetto agli altri due casi. Ora vediamo invece quello che riguarda il confronto tra la ricostruzione solamente delle mesh, ovvero delle superfici bidimensionali che vengono stese proprio sopra queste nube dense. Infine vediamo la colorazione delle mesh e quindi il risultato finale con le texture. Vi sarete sicuramente accorti dalla fase di meshing e dalla fase di ricostruzione delle texture che il DJI Mavic 3 è assolutamente un prodotto valido, anche però il DJI Air 2S si difende bene. Pro e contro sono, per quanto riguarda il Mini 2, la leggerezza di questo drone e la portabilità, chiaramente. Gli altri, essendo dei droni più consistenti, offrono una maggiore stabilità. E infatti, nel caso del Mini 2, ad esempio, tutte le foto che sono state fatte dall'alto non hanno restituito una ricostruzione della parte del petto, quindi sicuramente c'è qualcosa che non va nella ricostruzione di questa torre. Per quanto riguarda il DJI Air 2S, invece, risulta una via di mezzo tra due droni e offre delle discrete texture, anche se per quanto riguarda la definizione del micro dettaglio è un po' più bassa rispetto al DJI, ma però, come dicevo prima, per delle ricostruzioni non troppo ravvicinate potrebbe anche andare bene. Invece il DJI Mavic 3 assolutamente offre un'ottima prestazione.
Chiaramente un centinaio di foto non bastano per ottenere un risultato professionale e quindi abbiamo riscontrato che ad esempio alcune parti, specialmente in delle condizioni ostili come sono stati fatti questi tre voli, riscontra delle difficoltà. Quindi la soluzione quale sarebbe per quest'ultimo drone? Quello di effettivamente calibrare il drone in maniera tale che svolga una campagna fotografica da una distanza più ravvicinata e possa effettivamente scattare un maggior numero di foto con una maggiore sovrapposizione. Quindi rinnovo il consiglio di fare una campagna fotografica quando il cielo è nuvolo in maniera tale che tutte le superfici immortalate restino pulite in maniera tale da poter applicare poi in post-produzione tutte le luci che ci interessano come vogliamo noi. Siamo arrivati alla fine di questa revisione, quindi effettivamente il DJI Mavic 3 risulta essere il miglior drone in circolazione tra questi tre e quindi sinceramente lo consiglio, vale il costo per cui viene venduto. Sicuramente nuovi firmware ci daranno un supporto maggiore e una maggiore precisione. Saluto gli amici, ricordatevi di iscrivervi ai nostri canali. Grazie ragazzi, alla prossima video lezione, ciao ciao!